Ecate cade sicuramente un momento particolare della mia esistenza, in quanto Ecate aveva tre volti, di cui una rappresentava la giovinezza, una l'età matura e una la vecchiaia. Demetra, Persefone ed Ecate abitavano questi tre volti della divinità. Passeggiando l'anno scorso insieme alla dottoressa Tigano, ci siamo fermati al trivio di una delle vie principali del primo insediamento greco a Naxos, che è appunto Naxos, e le chiesi cosa fossero quelle postazioni. Lei appunto mi spiegò che erano delle edicole dedicate ad Ecate, che non solo indicavano ed erano appunto servivano a darsi un appuntamento, un luogo di ritrovo, ma avevano una funzione sacra inserita in uno spazio temporale. Questa cosa mi affascinò tantissimo. E siccome il mio linguaggio spera di legarsi a quella che noi chiamiamo eternità, quindi non solo la contemporaneità in quanto tale nell'arte, ma proprio a quello che è un filo rosso teso in un tempo circolare, nella lettura che davano, i greci nella lettura classica. Il percorso di Ecate è un percorso che è estremamente interessante perché Ecate è anche l'ignoto, è anche l'oltretomba, è anche il passaggio del limite. La ricerca psicanalitica è una ricerca che spesso si confronta con l'attraversamento del limite, è alcune volte un percorso nell'oltretomba, naturalmente per tornare. L'artista torna con l'oggetto artistico e lo psicanalista torna con forme nuove di pensiero. E quindi credo che in questa direzione ci sia un intreccio interessante e proficuo fra psicanalisi e arte.